immaginato di vivere in un camper. E cosa c'entra questo con la tua vita lavorativa? Per riuscire a vivere e lavorare in un camper bisogna sicuramente organizzarsi, ma soprattutto capire quali e quante cose ti servono. Le cose che abbiamo alla fine ci posseggono. Questo è il suggerimento che ti darà oggi Sharon, che da poco tempo ha deciso di spostare tutta la sua vita e anche la sua attività all'interno di un camper. Come puoi applicare tutto questo anche alla tua vita? Inizia a ridurre, concentrati prima di tutto sugli obiettivi principali e cerca di identificare quali sono le cose fisiche e le attività a cui davvero dovresti dedicarti. Elimina tutte le altre, un po' alla volta vedrai che inizierai a sentirti decisamente più leggero. Ciao! Benvenuto su Cometa. Oggi vi voglio parlare del concetto di fare spazio sia nel vostro mondo fisico ma sia anche nel vostro mondo digitale. Siamo cresciuti con l'adagio delle nonne che ci dicevano metti da parte che non si sa mai, ma siamo anche la generazione dell'abbondanza, perché tutte le volte abbiamo voglia di comprarci un paio di scarpe, un paio di jeans o qualcos'altro, non abbiamo problemi a farlo e ad accumulare in casa cose che non ci servono. La stessa cosa lo facciamo anche nel mondo digitale. Abbiamo un hard disk del nostro computer, lo riempiamo di file, immagini, foto, email, allegati. E quando si riempie, cosa facciamo di solito? Andiamo a comprare un nuovo hard disk, così che possiamo archiviare i nostri file e riempire anche quello. Stessa cosa lo facciamo con le mail. Lasciamo questi mail, lasciala le mail sul server perché non si sa mai. Il cloud, ho comprato un cloud da 1 giga, non mi basta, 5 giga, non mi basta, 10 giga. Accumuliamo, ma questi documenti, questi file, occupano spazio da qualche parte, su degli hard disk, se non è fisico a casa tua, è fisico da qualche parte nel mondo. E anche tutto quello che pubblichiamo online occupa spazio da qualche parte nel mondo. Pertanto io vorrei che vi fermaste ad acquisire quella consapevolezza di inquinare meno. Inquinare meno vuol dire anche non solo non inquinare meno l'ambiente, ma inquinare meno anche le vostre vite con qualcosa che tanto non riaprirete, non riguarderete e non vi servirà. Pertanto, prima di comprare un hard disk, prima di comprare altri giga da qualche parte su qualche cloud nel mondo, fate pulizia dei vostri file, buttate via quei file che non vi servono, buttate via quegli allegati alle mail, buttate via le mail vecchie, cioè che tanto non vi serviranno mai, non le riaprirete. Fate spazio, piuttosto pertanto prima di comprare un altro hard disk, prima di comprare altri giga, buttate, liberate e fate spazio nella vostra vita, sia nel mondo reale, sia nel mondo digitale. Da Cometa è tutto, buona giornata!